terrore martedì sera ad Hannover per un'allarme bomba, rivelatosi poi abbastanza credibile. In un primo tempo era stata cancellata allo stadio la partita di calcio amichevole Germania-Olanda, mentre la cancelliera Merkel stava arrivando allo stadio quando è stato annunciato lo sgombero. È stata portata in sicurezza così come la nazionale tedesca. Poi un altro allarme bomba ha fatto chiudere la stazione centrale per almeno 3 ore. Contemporaneamente poi era stata evacuata un'arena concerto, ma poi l'allarme è rientrato. Il ministro della Sassonia ha detto che non è stato compiuto nessun arresto né è stato ritrovato esplosivo. Il suo omologo nazionale de Maizière ha detto che è stata una decisione presa con molta difficoltà perché erano in pericolo non soltanto la Germania, ma anche l'Europa intera. Del cane bambino, il bellissimo racconto scritto da Laura Toffanello e Mario Pistacchio, presentato 2 mesi fa alla Fiera del Libro dell'Editoria e del Giornalismo di Cirignola nel Foggiano, sarà presentato a Lucera mercoledì mattina presso il liceo Bonghi della cittadina Sviva. L'iniziativa è partita dalla docente Adelia Mazzeo che ha contattato gli autori, felicissimi di ritornare nella nostra terra. Il tour del libro non ha conosciuto soste, così come gli autori di questa bella storia. Una troupe del nostro canale web TV, grazie alla cortesia della professoressa Mazzeo, sarà nella cittadina Sveva per seguire l'evento e vi proporrà un servizio completo nella edizione serale del nostro telegiornale speciale News alle 19. La capitale francese tenta di riprendersi dopo il massacro di venerdì. Arriva la risposta convinta dell'Unione Europea in merito agli aiuti militari ed economici richiesti dalla comunità transalpina. L'inviato degli esteri della Unione Europea, Federica Mogherini, ha detto: la Francia ha chiesto aiuto e l'Europa unita risponde sì. Il sostegno unanime del Consiglio di Difesa all'attivazione della clausola prevista dall'articolo 47 del Trattato di Lisbona. Ma Parigi chiede e ottiene anche aiuti da un punto di vista economico della Unione Europea. Intanto il caccia all'uomo dopo le stragi di venerdì scorso. Manca infatti ancora all'appello l'ottavo attentatore che è tuttora ricercato dalle forze di sicurezza francesi. Intanto un video è circolato in queste ore in cui si vede proprio costui che fa un sopralluogo vicino al ristorante Bataclan, teatro di uno degli 8 attentati di venerdì scorso. A Bruxelles intanto sono stati arrestati 2 artificieri e nelle loro case sono stati trovati delle nitrato di ammonio.